vediamo alcuni dettagli. Il profilo della personalità che prende, che è affetto da pandemia emotiva. Manipolazione di se stesso. Nell'individuo affetto da pandemia emozionale, il motivo di un'azione è sempre presunto. Non è mai quello che è, non è mai il motivo reale, indipendentemente dal fatto che sia conscio o inconscio. La persona crede seriamente e onestamente che quello sia il suo presunto obiettivo o la sua motivazione. Quindi lo fanno in buona fede, stanno manipolando se stessi. Dipendenza emotiva. Ne consegue una tendenza alla sottomissione. Ricordiamoci, abituati all'emergenza. Sottomissione ai poteri forti, patriarcali, a subire passivamente regole, imposizioni, violenze ad opera di gerarchie autoritarie. Ditemi cosa devo fare. Fatemi sentire. Controllato e governato, ma lasciatemi al sicuro. Se facilmente manipolati e spesso inconsciamente si è disposti alla manipolazione, purché ci offra stabilità, sicurezza e soprattutto sogni, l'illusione di risolvere i problemi. Disposto? Dimmi qui. Quindi l'illusione, datemi un'illusione, fatemi credere che si risolverà questa pandemia col vaccino, che io lo farò. E nascondetemi il fatto che dovrò rifarlo ogni anno e nascondetemi che non è testato come si deve e nascondetemi tutti i rischi che ci potrebbero essere e nascondetemi che non è l'unica soluzione, fa niente. Le altre sono più difficili, più complicate da comprendere e da attuare. Questo è semplice. Problema complesso, soluzione semplice. Virus, vaccino, risolto, pensiero magico. Ci sono le soluzioni semplici ai problemi complessi, peccato che sono sbagliate. Infatti, irrazionalità. Il pensiero è offuscato dal cosiddetto wishful thinking, quello che desidero che sia, fatemelo credere. Desidero credere che finisca presto, fatemelo credere. Concetti irrazionali e determinate emozioni insensate diventano qualcosa a cui crediamo. Quindi tendiamo a credere falso ciò che non ci piace. È vero ciò che ci piace, più che il vero e il falso di per sé. Non ha importanza quanto uno ci spieghi, ci racconti, non ha importanza l'evidenza dei fatti, non ha importanza, conta solo se ciò mi piace o no, se mi fa sentire più sicuro o meno, se mi consente di manipolarmi bene le mie ombre, di tenere manipolate e nascoste le mie ombre. Se non mi richiede fatica, se non mi richiede di uscire dalla mia zona di comfort, va bene, ci credo, ci credo. Basta che mi fai stare qua. Tendenza alla costrizione e alla repressione, quindi io posso stare in una situazione un po' disagiata. Basta che non mi fai vedere le mie ombre. Sono abituato ad agire secondo il copione della peste emozionale, l'emergenza, il trauma, quindi poco male. Sono guidato dal passato. La costrizione e la repressione nascono da traumi del passato, che siano quelli dei nostri antenati nelle steppe, che siano quelli della nostra nascita, che siano quelli di un padre violento, di una madre assente, che siano quelle dell'adolescenza, del bullismo. Il passato ci guida e ci guida come? Con la memoria emotiva e con gli schemi difensivi della ragione. Ritroviamo la catena. La mente cerca di controllare le mie emozioni negative nate dai traumi finché io non sono disposto a vedere i traumi. Andiamo fino a quelli originari di precoce repressione dell'eros, delle passioni, se stiamo a Reich, della vita sentimentale e genitale, al piacere, via di seguito, tutte le emozioni. Come posso, se non vado lì a vedere questo? Lasciare la mente razionale, non posso, perché è la mia difesa contro quel baluardo. Giustamente uno dice, le difese dell'io sono importanti, sì, quanto più sei aggrappato alle tue emozioni, identificato, quanto più sei preda della pandemia emozionale, quanto più devi stare vincolato alla ragione.
aggrappato al controllo. Ma ne stiamo parlando di un'altra possibilità, ti ricordi? Atteggiamento passivo-aggressivo. Questi impulsi famosi. La repressione del piacere, delle emozioni piacevoli, ovviamente porta con sé aggressività. Un comportamento socialmente accettato ci richiede di reprimere ciò che non verrebbe accettato, di costruirci una maschera di cortesia, di condiscendenza, di manipolazione, di seduzione, fare ciò che l'altro si aspetta da noi e quindi mettere maschere. Persona, personalità uguale maschera. Mettere maschere che nascondono le nostre. Le manipolazioni che facciamo noi stessi, le dimenticanze, gli errori involontari, le pettegolezze, le invidie, le gelosie, sono tutte forme di aggressione passiva. Ah, scusa, mi sono dimenticato, ah, non volevo. Aggressività passiva. Ah, ho sbagliato. Scusami. Sì, così come le gelosie, le invidie, i pettegolezzi, parlare dietro, passivo-aggressiva, ne conoscete qualcuno? È che quando questo atteggiamento di controllo sfugge, allora esplode l'aggressività vera, il vero volto dell'aggressività. Ecco che allora, ora agiamo in prima persona, per interposta persona, agiamo. L'aggressività, retorica della guerra. Deleghiamo il nostro compito di esprimere la rabbia repressa ai nostri governanti, piuttosto che prendendo le parti di qualche vincitore contro qualche perdente. Razionalizzazione. È il tentativo spesso riuscito di giustificare le idee irrazionali con un eccessivo ragionamento. Ti spiego io perché è così. No, guarda, no, non è. Sì, è vero che, ma però, spesso tali ragionamenti sono molto credibili, sono sostenuti da argomentazioni coerenti. Diffida da chi argomenta su qualche cosa con eccessivo rigore. Tendenza, dicevamo, alla proiezione e all'identificazione proiettiva. La proiezione è il desiderio inconscio di sbarazzarsi di qualcosa che non ci piace e quindi proiettarla fuori su qualcun altro. È uno degli sport preferiti del piccolo uomo, della piccola donna in noi. L'identificazione proiettiva è ancora peggio, perché noi proiettiamo sull'altro quello che non ci piace e vogliamo che la persona lo senta veramente. E non siamo contenti fino a quando la persona non lo vive, non lo ammette, non lo riconosce. Familiarità con l'emergenza, dicevamo, certo. Lo stress cronico al quale siamo abituati, che venga da lontano, che venga dalla nostra vita, ci chiede di stare identificati emotivamente, di comportarci automaticamente. E la nostra personalità cosciente si trova a suo agio quasi, perché come abbiamo detto è abituata. Anche se affermiamo il contrario, che vogliamo stare bene, ma rimaniamo aggrappati alla sofferenza, al dolore. Rimaniamo aggrappati alla situazione di emergenza, negando il piacere con delle giustificazioni. Sì, ma prima devo fare, ho dovuto far occuparmi di mia madre, di mio padre, di questo, di questo, e crediamo che questo sia amore. Non c'è amore, ama il tuo prossimo come te stesso, non di più, o non al posto di te stesso. Senso di affaticamento, di esaurimento, ti è mai capitato? La repressione delle emozioni più vitali, lo stress cronico ci portano in un perenne stato di esaurimento, come abbiamo visto. Mancanza di energia. Manca l'energia, ti senti fragile, hai sempre più paura che vengano smascherati i tuoi atteggiamenti difensivi, ti senti inferiore, ti senti in emergenza, ti senti minacciato, aumenta la sfiducia. In te stessa, nella possibilità di guarire, e nell'altro. Senso di minaccia e insicurezza, certo. Non hai più energie, sei debilitato, ti senti inferiore, insicuro. Vivi in uno stato di emergenza perenne, il mondo là fuori è così pericoloso e aggressivo, adesso pure c'è la pandemia. Perenne minaccia che tende a ricercare un senso di protezione e sicurezza dove?
nell'autorità, nella legge, nella medicina, nelle istituzioni, nel vaccino, disposti a tutto pur di delegare la nostra autonomia, anche di delegare la nostra autonomia, pur di sentirci al sicuro. Altri aspetti di questo profilo di personalità, colpa. Scambiamo la responsabilità per colpa. Deleghiamo la responsabilità agli altri se sentiamo in colpa o la proiettiamo su qualcun altro. Quando trascuriamo la nostra vera natura, reprimiamo il nostro eros, lo slancio di vita, tendiamo a sentirci in colpa e quella è la colpa. La colpa perché abbiamo trascurato noi stessi, il nostro vero sé. Però la colpa si maschera, si proietta su altre cose. Diventa un elemento centrale nella nostra vita, regola le nostre scelte morali, i nostri giudizi sugli altri. Ci impedisce di prenderci la responsabilità di amare davvero. Chi è in piena pandemia emotiva abusa del senso di colpa, trova sollievo con il sacrificio, con la rinuncia al piacere, oppure scaricando sugli altri la responsabilità della propria condizione. Scaricare sul virus il fatto che soffriamo. Non si assume la propria responsabilità, ma delega al potere costituito. Il concetto di responsabilità, invece di essere capacità di abilità a rispondere, diventa dovere, fatica, qualche cosa di cui liberarsi, che ci impedisce così la fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità. Paura e controllo, abbiamo già detto, la diade, la madre di ogni problematica, la paura. La diade madre che guida, che è identificata emotivamente, ha un senso di perenne paura che giace in sottofondo e che emerge in modo conclamato nelle situazioni più disparate. E questo porta a un costante atteggiamento difensivo, di diffidenza, di tendenza alla vigilanza e al controllo. E con più uno è diverso, con più uno è pericoloso, con più uno è fuori dalla nostra concezione e ci porta via dalla nostra area di comfort, quanto più pericoloso. Separazione, infatti. Separo il bene dal male, i sentimenti di piacere dal dolore. Mi cronicizzo un atteggiamento difensivo di controllo. Io sarò, io e quelli che la pensano come me sono buoni, gli altri sono pericolosi. Distanza da se stessi, di conseguenza sono guidato dall'esterno. Se non sono in contatto con la mia vera natura, sarà il copione familiare, sarà quello che dicono i media, sarà la tradizione, la chiesa, i politici, i personaggi pubblici. Saranno loro a guidarmi e quindi ad avere un comportamento di massa. Guarda un po', vaccinazione di massa. La mia immagine verrà costruita su comportamenti presi a prestito. Per ottenere benefici e approvazione, mi posso identificare con i normali. Noi siamo quelli giusti e buoni che vogliono salvare l'umanità. Superficialità, si resta in superficie, si è guidati dalle idee che abbiamo sul mondo e si resiste all'approfondimento, all'ascolto, a metterci in discussione, al cambiamento, ad andare in contatto davvero con il luogo da dove vengono i nostri comportamenti. Rinuncia, si ignorano le proprie potenzialità e risorse, si reagisce con sfiducia, incredulità e giudizio nei confronti di chi dice: ma guarda che ce la puoi fare, ti puoi svegliare, guarda che siamo le soglie di un cambiamento. Intolleranza. Sotto una maschera di apparente accoglienza e disponibilità siamo buoni, magari andiamo anche a messa e facciamo del bene, ma c'è un atteggiamento di difesa e di intolleranza sotto la cenere, che emerge appena viene messo ancora una volta in discussione le nostre consolidate credenze, la nostra stabilità, le nostre aree di comfort. Reagiamo con estrema aggressività. Ci rifiutiamo di prendere in considerazione i punti di vista degli altri. Chiusura e giudizio. Paura della morte. La morte diventa il grande spauracchio. Quando invece la morte fa parte della vita. La vera natura della morte è vita, cioè la vita è nascita, esistenza e morte. È il ciclo. Come possiamo avere paura della morte vuol dire avere paura della vita. La morte è la fine della nascita, dice qualcuno. È apertura all'oltre.
senza scomodare le grandi religioni. Siamo magari anche cattolici, credenti, praticanti. Il paradiso, il passaggio, la vita eterna. E allora dov'è il problema? Fiducia. E invece la morte viene vissuta in modo negativo, temuta, ignorata, combattuta. Atteggiamento di lotta e diffidenza nei confronti di tutto ciò che ce la ricorda, tutto ciò che ci chiede, che ricordiamoci l'amigdala, morte, perdita di controllo, morte, lasciarsi andare, morte, vuoto, morte, silenzio, morte, non fare, morte, rinunciare, morte, vuoto, tutto ciò ci ricorda la morte, ci fa paura. Riduzione dell'area di comfort, si diceva. Quanto più sono identificato emotivamente, quanto più la mia area di comfort si riduce, quanto più il mio essere buono, che è possibile quando io sono, mi sento protetto e stabile, viene minacciato. Quindi, come conseguente distanza, di conseguenza, identificazione emotiva, distanza da me stesso, manipolazione di me, senso di forza fasulla che nasconde vulnerabilità, senso di impotenza e inferiorità. Se io mi sento inferiore e impotente, pur avendo voglia di amore, di bene, ce la faccio solo se sono protetto e stabile. Appena c'è la minaccia, tutto questo salta. Entro in area di rischio psicologico, mi sento in emergenza, altro schema di comportamenti difensivi. E blocco l'amore, blocco la bontà, la bellezza, la fiducia. E agisco con paura e agisco, giustifico i miei comportamenti perché sono in emergenza. Controllo e sicurezza soprattutto. E cosa garantisce controllo e sicurezza? La mente razionale, l'identificazione emotiva.